schiaccia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Ma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Trovi tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale. Oggi è un video news, ragazzi, parliamo di news e del nuovo aggiornamento, diciamo, che sarà di GTA Online. Ma prima di tutto passiamo con i saluti. Ringrazio Dark Glitch YouTube per il suo sostegno. Comunque lui dice che non serve la presenza, ma invece la presenza è fondamentale nel canale. Ringrazio Giovanni Del Gaudio, anche lui, per il suo sostegno. Ti ringrazio di tutto, insomma. Ringrazio Robby Beno, anche lui, per il suo sostegno che mi dà sul canale. Mi raccomando, ragazzi, siate sempre presenti sul canale. Ringrazio anche Giù Andre Cannituto, che si chiama, come si chiama? Non l'ho visto come si chiama. E poi ringrazio anche Tommaso Frasson. Questi sono i 5 commenti, diciamo, normali. Qui c'è un commento, ragazzi, che ve lo lascio a voi. In che senso? Dopo questo genio, ragazzi, io non so che dire. Forse lui avrà confuso i canali, magari ci avrà un po' di confusione, insomma. E quindi passiamo al video in sé. Allora, ragazzi, queste sono immagini che ho preso da uno youtuber che si chiama Foxy Snap, e poi andremo anche a vedere il canale. E in queste immagini fa vedere molte auto, diciamo, che in teoria dovrebbero uscire nel prossimamente, ok? Diciamo che il DLC secondo me è già iniziato. E comunque queste sono le auto che dovrebbero uscire prossimamente, ragazzi, un po' tutte le auto, un po' tutti i prezzi, come avete visto. Io non ho nulla da commentare perché purtroppo comunque non è che posso avere queste auto, comunque posso commentare queste auto perché sono su PS4 come voi. Però ho voluto informarvi. Qui ci sono delle auto di San Andreas Super Auto. Ragazzi, c'è la macchina di Mr. Bean, mitica. E poi, insomma, ci sono svariate auto. Adesso non ho tutti gli screen, non ho fatto tutti gli screen. Comunque sia, ci sono parecchie auto. E quindi, che cosa dire, ragazzi? Dovremmo solamente aspettare. Per quanto riguarda le proprietà, non si è parlato di nulla, non si sente in giro nulla. Per quanto riguarda quello che pubblicò GTA Forum, ragazzi, quelle lì, qualcuno mi ha detto: ma no, ma tu avevi detto che GTA Forum... Allora, ragazzi, io quando ho pubblicato il video di GTA Forum, ho specificato che quelle erano delle ipotetiche idee di GTA Forum. Non ho detto che erano contenuti che sarebbero usciti con certezza. Magari sarebbe piaciuto pure a me, ragazzi, che fossero usciti tutti quei contenuti. Cazzo se mi sarebbe piaciuto, anche perché il Night, queste cazzate varie, sono fighe. Però purtroppo la Rockstar continua ad aggiungere sti cazzo dei veicoli, che sinceramente secondo me ma pure belle rotti i coglioni con tutti sti veicoli. E quindi nulla. Questo, ragazzi, è il canale di Foxy Snap, che vi lascerò il link in descrizione. Come vedete ha delle diciamo dei video che in cui fa vedere queste auto come sono modificate, quindi potete andare a vedere questi video. Io non li ho caricati, non ho caricato niente a parte gli screen, perché comunque è giusto che lui abbia i suoi meriti, e quindi io penso che dobbiate andare a vedere le auto nel suo canale, non nel mio canale. E come vedete qui, ragazzi, io stavo guardando il video, questa è mitica, ragazzi. E qui c'è il video, la parte 1, la parte 2, che parla comunque di un po' tutto il DLC e di quello che è il DLC. Quindi, ragazzi,
andate sul suo canale, iscrivetevi, io sono già iscritto sul suo canale, voi iscrivetevi sul suo canale perché se magari volete sapere qualcosa di più. Io non do nulla per certo, però a quanto sembra lui possiede realmente queste auto, non sono montaggi, non sono cose, ha modificato queste auto, quindi andate a vedere i suoi video, link in descrizione ragazzi. Detto questo, un saluto a tutti e ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti. I got screws loose, yeah, the whole